È arrivato finalmente il referto dell'ICP. Ho già evidenziato le cose di cui voglio parlarvi rapidamente, però comunque, come immaginavo, abbiamo dei metalli pesanti, per la precisione alluminio e stagno. Non so ancora da dove possano essere arrivati. Allora, fondamentalmente la prima cosa che mi è balzata all'occhio è la salinità, che mi indicano sui 37 ppt, quando il mio checker di Anna misura 35. È strano, due punti esatti di salinità, proprio tondi tondi. Altra cosa, il KH, io misuravo 8.3 con test Salifert, invece qua risulta 9.3, quindi anche qua un punto più alto. Poi abbiamo, come vi dicevo, i metalli pesanti, alluminio e stagno, fuori dai range, non altissimi, però insomma l'alluminio è quello più pericoloso anche a basse concentrazioni. E altri valori che sono un po' strani, lo iodio, che è basso, molto 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 basso, davvero basso, quindi l'acqua è a posto. Se non fosse per i metalli pesanti, lo iodio che è in carenza, e questo discorso della salinità devo capirlo, perché se effettivamente sono a 37 ppm magari può aver inciso anche questa cosa. Per quanto riguarda invece l'acqua di osmosi, ho fatto analizzare anche quello, ovviamente è tutto quanto a zero, tranne il calcio e il sodio, che sono un po' alti, leggermente presenti, e i silicati. I silicati sono in 0.04 mg litro, quindi anche questi sono molto bassi, però ci sono, quindi vuol dire che comunque le resine non rimuovono tutti i silicati, quelle che ci sono, anche se il TDS è zero, e comunque l'acqua è un'ottima acqua. Torno in grande stile del bidone da 70 litri, penso che faremo un cambio di 40-50 litri, devo vedere quanta acqua riesco a preparare stasera, perché vorrei farlo già stasera, non voglio aspettare domani, vediamo se ovviamente riusciamo a portarla ai 25, insomma a fare tutto. Allora, intanto che si prepara l'acqua, iniziamo sostituendo la pompa di mandata, che c'è la Jibao. Su internet si trovano alcune storie di Jibao che rilasciano alluminio, quindi iniziamo ad escludere un po' di cose e iniziamo a togliere la Jibao e mettiamo la Sicce 2.0. adesso la tiriamo fuori. Sembra in condizioni più che decenti, anzi non ha nessun segno, sembra tutto a posto. Un altro discorso sarebbe verificare il cavo, insomma, se si è danneggiato, lacerato in qualsiasi maniera. Non lo so, vabbè, comunque nel dubbio abbiamo tolto un indiziato, l'unico indiziato che rimane è la pompa dello skimmer, potrebbe essere anche quella. Ragazzi, sono stato da Andrea di Coral Specialist, che mi ha salvato il sederino, come si suol dire, perché aveva disponibile il Metasorb, che rimuove i metalli pesanti, compresi alluminio, stagno e tanti altri. Insomma, è davvero fenomenale da quello che si legge. È un sacchettino, come vedete, con all'interno le resine, già pronto da utilizzare. Va tenuto appeso in acqua, quindi non deve toccare il fondo, non deve toccare i vetri, deve essere a sospensione nell'acqua. Lo mettiamo con una fascetta qui dietro in sump subitissimo. Ok, posizionate, speriamo davvero che già domani si riesca a vedere qualche polipo in più, insomma, che si fermino gli RTN e gli STN, speriamo. Già che c'ero, ho ritirato 4 kg di rocce vive, sono Fiji, le poche rimaste, insomma, e le mettiamo nella nuova vasca. Thank you.
Ragazzi, oggi è come se fosse Natale perché sono arrivate le pompe per la nuova vasca, sono delle 6095 Tunze, sono due, sono il modello di fatto controllabile, quindi non in corrente alternata ma con il loro controller. Una l'ho già aperta e l'ho già messa in vasca perché ero troppo curioso, adesso andiamo a fare insomma un rapido unboxing per vedere cosa c'è all'interno e colleghiamo anche l'altra e vediamo come metterle in parallelo, insomma per farle lavorare in modalità sincrona o asincrona, nel mio caso perché saranno sui due lati opposti della vasca, quindi le faremo funzionare alternate per creare il moto ondoso. Cosa importante per far funzionare le due pompe insieme, serve questo cavetto che vende Tunze, semplicemente collega i due controller per farli funzionare appunto insieme. Allora abbiamo le nostre bellissime istruzioni, poi abbiamo ovviamente la nostra pompa con il suo cavo che dovrebbe essere lungo 5 metri se non ricordo male, davvero carino. E come sempre per le Tunze vi danno anche questo passacavo, che è un passacavo spiralato per coprire il cavo che entra nella vasca per impedire che pesci o ricci o altro vi vadano a mangiucchiare i cavi. Poi abbiamo la griglia di protezione della pompa, che se vogliamo possiamo montarla o meno, e ovviamente poi l'alimentatore, funzionano a 24 volt, davvero davvero piccolino, si sta in una mano quindi non occupa neanche tanto spazio. E vediamo la pompa, insomma questa arriva fino a quant'è che arriva? 9500 litri all'ora, quindi è abbastanza potente, insomma per il litraggio nostro insomma è un ottimo moltiplicatore, ne abbiamo due quindi siamo circa sui 20.000 litri l'ora di movimento, che va benissimo per allevare SPS. E come vedete la pompa è qua, è piccola, insomma per la potenza che ha è abbastanza piccola, consuma 21 watt in modalità continua, insomma al massimo della potenza 21 watt, quindi direi che è anche abbastanza efficiente. E insomma andiamo a inserire anche questa qua in vasca, così poi cerchiamo di capire come funziona il controller e come collegare i due controller con il cavetto per farli funzionare insieme. Ok, ce l'ho fatta, devo prima mettere nella modalità questo come external control e poi premere foot timer 5 secondi sul principale. Adesso comunque le due pompe stanno funzionando alternate correttamente, pasticciamo un po' col controller e vediamo di trovare la frequenza giusta di risonanza per creare insomma un moto ondoso di via vai, insomma per creare un movimento alternato dell'acqua all'interno della vasca. Allora, sono passate 24 ore dall'inserimento delle resine, vedo già qualche animale che spolipa un po' di più, quindi direi che probabilmente sta già facendo effetto. Per quanto riguarda la salinità, ho voluto provare con il caro vecchio rifrattometro a vedere se era sui 35 o sui 37 e sorpresa, era sui 37. Quindi c'è il checker di Anna che mi legge 2 punti in meno di salinità rispetto alla vera salinità, perché dal test ICP è risultato essere a 37 ppm questa vasca. Ho contattato Anna che si è offerta di ricevere insomma il mio checker per controllarlo, per capire se magari è difettato e nel caso sostituirmelo, glielo manderò settimana prossima. Nel frattempo io rimango con il rifrattometro classico, quindi nessun problema, abbasseremo lentamente la salinità togliendo semplicemente un po' d'acqua e lasciando che il rabocco di osmosi faccia il lavoro, ovviamente molto lentamente. Stasera volevo sistemare le rocce vive, insomma dargli un senso perché le ho buttate dentro veramente a casaccio, e riposizionare un po' meglio le pompe Tunze, perché secondo me così di sponda perdono un po' di efficacia, e anche se sono esteticamente meglio qui sul vetro di fondo, forse è meglio metterle sui vetri laterali per fargli fare un lavoro migliore. Adesso quindi volevo sperimentare un attimino. Un'ulteriore cosa che ho fatto è stata realizzare questa cassetta di derivazione, dove all'interno semplicemente si collegano i 4 fili che andranno ad alimentare le plafoniere e ne uscirà solo uno, così da occupare soltanto una presa. Questo qua lo fisseremo a muro, che sarà nascosto poi dentro al telaio delle luci, con di fianco il rack degli alimentatori che avevo già mostrato se non ricordo male. Quindi semplicemente da quella cassetta partiranno i 4 fili che si collegheranno ai 4 alimentatori, per cercare di tenere ovviamente il più pulito possibile il cablaggio, insomma la gestione tutto qua sotto. A proposito di cablaggio, stasera sistemiamo anche questo disastro delle pompe, mettiamo tutto per bene in ordine e ragazzi, sistemati i controller, sono qua sul pannellino insomma che può uscire per avere un accesso migliore. L'unica cosa è il cavo qua sopra che effettivamente prende dentro, però insomma basta stare attenti quando si sfila il pannello. Quindi quello a posto, le pompe le ho spostate sui bordi, come vedete, non lo so se mi piace perché effettivamente sono proprio in mezzo, però adesso volevo sperimentare un po'
con la generazione delle onde per vedere se effettivamente ha un flusso migliore oppure no. Ok ragazzi, sistemato un po' la rocciata, purtroppo le luci sono già sul tramonto, insomma per farvi vedere la disposizione delle rocce vive le ho usate più come contorno per i due atolli, non tanto sopra, perché ovviamente mi piace la forma che abbiamo fatto con le rocce sintetiche e non volevo assolutamente modificarla, e quindi ho riempito un po' qua in mezzo. Come vedete c'è un bel passaggio, insomma carino, e poi sui due fianchi ho messo due pezzi belli grossi e insomma bello, mi piace. Ho riconfigurato un po' le pompe e adesso, come vedete, c'è uno scambio da una parte all'altra molto interessante. Poi quando metteremo i coralli vedremo insomma come si muoveranno i polipi, però per adesso direi che va più che bene, sono a piena potenza entrambi e ovviamente si alternano, quindi dovremo avere circa 20.000 litri ora di ricircolo d'acqua in vasca. La sabbia non si muove perché vabbè, sono anche abbastanza in alto le pompe, e non lo so se poi ne aggiungeremo altre o se basteranno queste due, però vedremo strada facendo. Nulla.